Buonasera, buongiorno a tutti, grazie mille per la vostra presenza e per l'invito. E io partirei da dove ci siamo lasciati col Presidente venerdì scorso, ovvero nel corso di una presentazione di un volume da film, ovvero da una frase di Ferruccio Parri che disse a Roma nel 1960 nell'ambito di un ciclo sulle lezioni sull'antifascismo, in cui disse: tra i miei pochissimi meriti sta la costituzione di un istituto storico della Resistenza con sede a Milano, ma con varie deputazioni regionali, che lavora bene e adempie al compito che mi sembra fondamentale di salvaguardare la documentazione per il domani, di pubblicare documenti e studi. Non si fa ancora la storia, ma la si prepara. E infatti è vero, Parri cominciò fin dal giugno del 1945 a preparare la storia attraverso l'acquisizione di materiale archivistico, in quanto mise in piedi l'ufficio storico della Resistenza partigiana, lui assieme a Fermo Solari, ufficio che nel novembre del 45 si fuse con l'ufficio stralcio del comando generale del CVL e che portò alla, in questi due enti confluirono praticamente all'interno della fondazione CVL. Il patrimonio della fondazione CVL aveva sostanzialmente tre elementi, viveva di tre: una tenuta, un tenimento baseleghe in provincia di Venezia, viveva con i proventi di due film, Pian delle stelle e Il sole sorge ancora, e per l'appunto l'archivio storico del CVL. Contemporaneamente avvengono altri elementi importanti per, diciamo così, la costituzione originaria del nostro archivio. Vi è l'8 luglio del 1946 una circolare del CLN Lombardia in cui si ingiunge ai CLN di consegnare, di concentrare il proprio materiale documentario ai CLN provinciali e da qui al CLN regionale. E in più, elemento fondamentale, il 1 luglio del 1948 il Consiglio Superiore degli Archivi, allora alle dipendenze del Ministero degli Interni, CELBA, autorizzò temporaneamente gli istituti a conservare la propria documentazione archivistica. E vediamo, a distanza di 70 anni, questo è un primo esempio, ne vedremo un altro nel corso della mia relazione, come in Italia non c'è niente di più definitivo del temporaneo, in quanto è una concessione temporanea, che in realtà fortunatamente possiamo ancora disporre di questi archivi. Nel 1949 viene istituito appunto l'Istituto Nazionale e il primo compito statutario dell'Istituto fin dal 49 tutt'oggi è quello appunto relativo alla conservazione degli archivi e alla loro acquisizione. E poi nel 1952 avviene il deposito del fondo CVL, dell'archivio storico del CVL all'Istituto, grazie anche ai buoni auspici di due fattori. Da un lato Emilio Re, allora commissario superiore agli archivi, si spese affinché la documentazione venisse all'istituto, nato da poco. E dall'altro la FIAT, all'interno della Fondazione CVL era un corpo unitario, un organismo unitario, e la FIAT si prodigò affinché la documentazione venisse depositata presso il nostro istituto. Ora, secondo me ci sono due elementi fondamentali e non forse sufficientemente evidenziati relativamente a questo nucleo fondamentale e originario di corpus archivistici. Il primo è che si tratta di documentazione di Stato, ovvero la documentazione prodotta dal CLN Alta Italia e dal suo organo militare, il Corpo Notario della Libertà, è parificata alla documentazione prodotta dalla Presidenza del Consiglio, dai Ministeri e da tutti gli organi di Stato. Questo perché? Questo a seguito dei protocolli di Roma del dicembre del 44, in cui tra il governo e il CLN Alta Italia, in cui il governo Bonomi riconosceva come propri rappresentanti appunto il CLN Alta Italia in territorio occupato. Okay. E questa è una peculiarità unica nel panorama archivistico italiano, quando è l'unico caso di documentazione di Stato che sta fuori dagli archivi di Stato. E attenzione, c'erano state forti spinte a partire dal 46, a partire dalla sovrintendenza archivistica, ad acquisire questo documento, questa documentazione presso gli archivi di Stato. È stato Parri proprio e la FIAT e il movimento partigiano ad opporsi e a riuscire ad ottenere il fatto che questi materiali di Stato fossero conservati in un ente esterno
a uno stato che di fatto avevano combattuto fino a pochi anni prima. Un'altra considerazione che secondo me è stata poco sottolineata è il fatto che la rete degli istituti, sin dalla propria costituzione, ha reso disponibili documenti, documentazione davvero della contemporaneità, cioè documenti relativi ad eventi di 4, 5 anni prima, 6 anni prima, in un contesto in cui, archivistico, in cui è vero che la legge in vigore, che era quella del 1939, era abbastanza permissiva da un punto di vista, della consultabilità degli archivi, ma era applicata da una classe dirigente, cioè gli archivi di Stato, c'era chiaramente una classe dirigente che era questo, di tipo fascista, no? E quindi chiaramente l'applicazione di fatto limitava questa permissiva legge del 39, e noi invece la rete ha messo a disposizione appunto gli archivi sostanzialmente della contemporaneità. Dunque, periodizzando, ho pensato di chiamare la prima fase, i primi 20 anni di storia dell'archivio, come la fase delle acquisizioni. Le acquisizioni originarie, perché poi naturalmente gli archivi continuano ad acquisire nel corso del tempo. Un archivio che funziona, un istituto che funziona, raddoppia i metri lineari ogni 10 anni. Quindi teniamo presente per il futuro che gli spazi di incremento sono fondamentali se vogliamo che l'istituto sia vivo, attivo, che incida sulla società. Ok, passiamo alla fase successiva, che è la fase che io ho definito della descrizione. Nel 69 viene assunto Gaetano Grassi, e questa la periodizzazione che ha voluto mettere appunto il 69 per questo motivo, così come quella lampada che avete visto all'inizio, la lampada di Gaetano, che è stato il nostro nome tutelare, che mi fa molto piacere ricordare in questo contesto. La fase della descrizione che vede anzitutto la pubblicazione inizialmente delle guide sommarie dei singoli istituti sul movimento di liberazione in Italia a partire dal 71, dal numero 1905 della rivista. In seguito si giunge alla pubblicazione della guida del 74, che consta di 381 pagine, che contiene guide archivistiche di 15 istituti. Si passa poi alla guida dell'83 con la monumentale guida edita dal MIBAC, che passa da 381 pagine a 974 e gli istituti raddoppiano da 15 a 30. In più, nella prefazione, Quazza cita la presenza di documentazioni non tradizionali, quando gli archivi si aprono appunto a nuove fonti, quindi per esempio nastri registrati, testimonianze video, testimonianze sonore, eccetera. Contemporaneamente gli istituti avviano una riflessione anche su questi temi, appunto di fonti non cartacee, non tradizionali, in particolare documenti sonori ma anche fotografie. Naturalmente in questa fase c'è anche l'edizione di fonti, l'archivio si occupa moltissimo di edizioni di fonti, cito le Brigate Garibaldi, 3 volumi del 79, precedentemente gli atti del Comando Generale del CVL nel 72, verso il Governo del Popolo nel 76. Il punto è la descrizione e la capacità appunto di divulgare il patrimonio che abbiamo acquisito. Questo è possibile grazie alla presenza di una incisiva commissione archivi e grazie alla costruzione reale di una rete archivistica all'interno degli istituti, che appunto, sì, la cui esemplificazione sono appunto le due guide del 74 e dell'83. Passiamo alla fase successiva, che è la fase dell'informatizzazione. Nel 1988 c'è un seminario importante a Rimini, che pone le basi per l'informatizzazione del nostro patrimonio archivistico. Nel 1994 viene più cacchio. Nel 1994 viene introdotto il software CDS ISIS, che porta quindi alla nascita di una guida informatizzata agli archivi. Vedo Gianni Rigo entrare, appunto stiamo parlando di ISIS e quindi sarà contento. E informatizzazione appunto è nascita di guida, che porta poi al 1998 al lancio, alla messa online della guida agli archivi della Resistenza e successivamente della guida dagli archivi, documentazione fotografica.
stiamo parlando di 53.000 record di, relativi alla guida cartacea e 10.500 relativi invece ai fondi, alla guida fotografica, per un totale di quasi 63.000 record. Naturalmente continua l'edizione di fonti, ma la cosa importante appunto è evidenziare il fatto che la guida online, il database guida che è tuttora attivo, costituisce il primo esempio pionieristico a livello nazionale di una guida archivistica informatizzata adottata da una rete di istituti. Prima di SIAS, prima di SIUSA, nasce questo. Tant'è che sostanzialmente l'archivio per numerosi anni, l'archivio del nazionale per molti anni, quando io sono entrato, sostanzialmente faceva un lavoro di redazione centrale dei record che venivano dagli istituti, lo normalizzavamo, poi dopo caricavamo online, ma gran parte delle persone che lavoravano in istituto si occupavano di questo grosso lavoro di centralizzazione e di uniformazione delle informazioni che provenivano dalla rete. Sostanzialmente cosa abbiamo fatto? Ci siamo dotati di un motorino quando gli altri andavano a piedi. A distanza di 20 anni, e in informatica 20 anni è come parlare di Pleistocene, naturalmente ci hanno tutti superato con un Concorde e Ferrari, ma noi il primo motorino l'abbiamo inventato noi. Dopo la gravò il diluvio, e dopo Gabriella Solare sostanzialmente il diluvio. Nel senso che ci sono, dopo il 2011, si sono intensificate le spinte di disgregazione in questa unitarietà della rete archivistica, della rete degli istituti. Spinte disgregative che sono sostanzialmente di tre tipi. Da un lato l'obsolescenza del programma, perché considerate che una scheda di un singolo record di guida riusciva a mantenere 20k, okay. Stiamo parlando di... però era il programma dell'UNESCO, il programma distribuito gratuitamente da noi. Dall'altro lato la seconda spinta era quella delle regioni, le quali molto spesso vincolano il finanziamento dei propri, dei riordini degli archivi all'utilizzo dei propri software informatici che ci ha distrutto. E la terza è la crisi economica che taglia selvaggiamente le risorse, anche l'istituto, e che associato al turnover dei comandati che molto spesso perdono il know-how per utilizzare un software che nasce in linguaggio DOS e che quindi si perde proprio il know-how di come utilizzare questo software. Ma più generalmente, negli ultimi anni sembra venir meno la centralità degli archivi e del generale del patrimonio degli istituti. Vediamo due esempi. Il primo esempio è la soppressione delle commissioni. È stata soppressa la commissione archivi e la commissione biblioteca. E secondariamente non si può non notare che a distanza di 4 anni dall'adozione del nuovo software di iscrizione archivistica che è Arcos, l'istituto non ha ancora organizzato i corsi di formazione per gli archivisti della rete e sono stato fatto soltanto un timido tentativo per ricercare i finanziamenti per la migrazione informatica dal software vecchio a quello nuovo. Quindi questa fase successiva, questa fase degli ultimi anni, io la definisco la fase della transizione. Transizione esemplificata in due elementi. Da un lato la migrazione necessaria dei dati dal vecchio software al nuovo, cioè tra guida ad Arcos, e la seconda, oltre alla migrazione appunto informatica dei dati, il trasloco fisico delle carte dalla sede di Viale Sacca alla sede della Casa della Memoria. Ora io non so se gli organizzatori hanno pensato a queste date con perfidia, però io ho trovato in archivio questo manifesto in base al quale io parlo, faccio una piccola glossa personale. Io collaboro con l'Istituto Nazionale da 20 anni, mi sono quindi occupato del trasloco della sede da Piazza Duomo a Viale Sacca. Adesso mi occuperò del trasloco da Viale Sacca auspicabilmente a questa sede. Ma in questa sede, a quanto ne so, la convenzione è per 19 anni. Ora, siccome la IMSS sostiene che io devo andare in pensione se ci andrò nel 2044, ipotizzo la possibilità di un terzo trasloco.
di sede. E dicevo, perfidia, perché perfidia? Perché vedete, il 14 dicembre del 1952, ok? Il 15, ieri si è aperto il cinema. Con questo manifesto si inaugurava la sede definitiva dell'Istituto Nazionale. E questo è il secondo esempio di come in Italia niente si piega, sia più temporaneo del definitivo, per converso, ma la conclusione è esattamente la stessa. Scherzi a parte, ritengo assolutamente necessario intraprendere le scelte necessarie, che spesso sono le più difficili, per trovare un luogo fisico unico in cui conservare l'intero patrimonio della sede, cioè archivio, biblioteca e sala studio. Okay? Io credo che questo sia fondamentale, ma la sede deve essere unica affinché siano garantite le condizioni di conservazione della documentazione, che fortunatamente comunque almeno in un unico pare, ma anche per un'unitarietà della documentazione per l'utenza, perché altrimenti dovremmo prendere i materiali in appuntamento, e anche per la comodità nostra, perché altrimenti dovremmo andare avanti e indietro con l'ombrello per andare a recuperare ad esempio i libri. Passiamo all'ultima fase, alla fase della, che io chiamo della digitalizzazione, in quanto negli ultimi anni comunque qualche elemento positivo c'è. Abbiamo, grazie a Giovanni Scirocco che in fondo che ringrazio, avviato e aperto la sezione sindaci di Milano. Il tentativo era quello di acquisire, in cambio della nuova sede che ci è stata messa a disposizione dall'amministrazione comunale, restituire alla città una parte del proprio patrimonio storico e documentario. E in questo senso abbiamo acquisito gli archivi di Angelo Filippetti, che appunto abbiamo presentato ieri, e questo è il motivo per cui è oggi la relazione, non ieri, al Grechetto, Antonio Greppi, Gino Cassini e Carlo Tugnoli. Sono state avviate delle collaborazioni importanti, nell'ambito della sezione sindaci abbiamo avviato la digitalizzazione dell'archivio privato di Antonio Greppi, perché ci fu versato temporaneamente disordinato e quindi abbiamo dovuto digitalizzarlo al volo. Abbiamo avviato delle collaborazioni con enti pubblici relativamente a progetti specifici, abbiamo digitalizzato interamente il Fondo Corpo Volontario della Libertà, le cui scansioni sono disponibili online all'interno della Digital Library Lombarda, e stiamo avviando la digitalizzazione del Fondo CLN Città di Milano grazie al contributo dell'IBA. Si spera che tutto questo complesso di digitalizzazione sarà possibile renderlo accessibile anche in Atos a breve. E in più abbiamo avviato delle collaborazioni molto fruttuose con delle associazioni partigiane. Con la FIAC abbiamo visto appunto il lavoro di riordino, due progetti che sono entrambi finanziati dalla presidenza del Consiglio nell'ambito del 70° della Resistenza. Da un lato abbiamo visto la collaborazione con la FIAC che ha portato al riordino dell'archivio della FIAC nazionale e che ha portato anche a un nuovo corpus archivistico dell'archivio privato di Ferruccio Parri. Quindi con Paola Carri ci stiamo pensando alla possibilità di fare un riordino sulla carta di tutti i corpus documentari dell'archivio privato di Parri. Uno era già nazionale, quello più consistente alla CS, come sappiamo tutti, e quest'altro piccolo ma molto significativo corpus di due scatoloni che è appena emerso nell'ambito di questa collaborazione. E l'altra collaborazione con un'altra associazione combattentistica è la collaborazione con l'AICOAS, che ha portato alla costruzione di una banca dati, quella che doveva essere originariamente una banca dati biografica dei combattenti di Spagna, ma che in realtà è realizzata in qualcosa di molto più complesso, che io definisco strumento digitale policentrico, in quanto è composto da 7 database diversi riunificate attraverso master relazionali, che ha portato a catturare le scansioni presenti in vari archivi e caricate da vari archivi, non soltanto italiani ma anche internazionali. Per il futuro la speranza è questa, la speranza è di continuare, da un lato naturalmente di garantire una sede adeguata all'archivio e a tutto il patrimonio dell'istituto, ma dall'altro continuare su questo secondo me percorso avviato che porta all'acquisizione di fondi archivistici e alla loro valorizzazione attraverso progetti successivi che possono appunto essere di natura digitale come i due casi che vi ho citato. Grazie mille.